Vediamo quali sono i tre errori importanti da non compiere quando decidiamo di eseguire un filler sul volto di una nostra o di un nostro paziente. È molto importante avere un alleato o un amico in questo caso, sia per noi che anche per la paziente, ed è lo specchio. Lo specchio ci permette di capire quali sono i problemi, di intenderci e di chiarire bene quali potranno essere i veri risultati che possiamo raggiungere. La prima cosa che dobbiamo fare è cercare di capire quindi qual è il problema della nostra paziente, quali sono i difetti che lei vede e che vuole correggere. Ecco, buongiorno. Buongiorno, dottore. Allora, mi dica cosa non le piace del suo viso, cosa vorrebbe che io potessi correggere ed aiutarla? Vorrei non cambiare i miei lineamenti, ma riuscire a togliere un pochettino di rughe, soprattutto sì. Quelle degli occhi. Sì. E quelle qui intorno alla bocca. Sì. E forse anche un pochino quelle della fronte. Oh, ecco, bene. Bene. Allora, la nostra signora ha fatto e ha compiuto delle espressioni che sono molto molto importanti, perché ci permettono subito di chiarire cosa davvero noi possiamo fare per raggiungere i risultati che lei immagina e cosa invece che non possiamo fare. La nostra signora ci ha mostrato che a lei non piacciono queste pieghe che si formano quando ammicca un sorriso o quando invece fa U con le labbra, per intenderci, e si formano quelle pieghe radiali tutto intorno alla bocca. Come non le piacciono anche le pieghe della glabella. Bene, poiché abbiamo deciso di intervenire con un filler, e quindi con l'acido ialuronico, dobbiamo chiarire qual è il risultato vero che noi potremo ottenere. Allora, guardi signora, bisogna subito chiarire questo. Quando lei sorride e quindi socchiude gli occhi, inevitabilmente si formano delle pieghe, ecco così, si formano delle pieghe, e queste pieghe io non posso eliminarle con l'acido ialuronico, perché se io sollevo queste pieghe quando lei sorride e socchiude gli occhi, quando poi smette di sorridere, quello che io ho messo in più per sollevare la pelle risulterà come dei cordoncini e quindi sarà un risultato non buono, anzi vedrà qualcosa in più tutto intorno agli occhi e non è piacevole. Quindi il primo errore che non dobbiamo compiere è quello di promettere alla paziente che possiamo correggere delle pieghe dinamiche quando lei parla e quindi ha delle espressioni col volto, perché tutto quello che facciamo in più in quel preciso momento poi sarà un guaio quando il viso sarà disteso. Allora signora, io potrò correggere con l'acido ialuronico non le pieghe quando lei socchiude gli occhi, ma questi piccoli segni arancera che ci sono intorno agli occhi quando lei è normale, così, quando okay. Non fa delle espressioni. Mm-hmm. Anche perché quando lei sorride e socchiude gli occhi, questo fa parte della sua espressione e secondo il mio punto di vista questa è una cosa bella del suo viso, perché vuol dire e fa capire agli altri che lei sta sorridendo, quindi non altera la sua espressione, la sua dinamica e anche la sua personalità. Un'altra cosa molto importante è ciò che noi davvero riusciamo a correggere e a eliminare mettendo dell'acido ialuronico al di sotto della ruga per sollevarla. Ci sono delle rughe del viso che non
possiamo assolutamente appianare, non riusciremo mai ad appianarle. Questo è il secondo problema che noi abbiamo ed è il secondo errore che non dobbiamo compiere, perché possiamo assieme alla paziente e con il nostro specchio capire prima di fare l'intervento quali sono le rughe che possono essere distese in maniera efficace e quelle che invece non riusciamo a distendere bene. Perché questo? Perché delle pieghe che si formano sul viso creano col tempo delle aderenze ai piani profondi, delle fimbrie connettivali che tirano verso il basso il piano cutaneo. Per capire questo noi dobbiamo dire alla paziente di guardarsi allo specchio. Allora guardi signora, adesso noi assieme con il nostro specchio vedremo quali sono quelle rughe che davvero possiamo correggere e quelle no. Ecco, se si guarda allo specchio vedrà che se io distendo la pelle io posso migliorare moltissimo queste pieghe, ma non riesco ad eliminarle del tutto, perché il fondo di questa ruga è adesa ai piani profondi, sono come dei legami che tengono, dei legacci che tengono il piano cutaneo abbassato verso il basso e mi impediscono, anche se io stiro la pelle, di poter sollevare il fondo della ruga. Questo vuol dire che quando io metto un po' di acido ialuronico all'interno del derma e cerco di sollevare questo piano, io non riuscirò mai a distendere e far diventare liscia completamente la sua fronte in questo punto. E se faccio l'errore di mettere tanto acido ialuronico, rischio che questo vada a finire a destra e a sinistra di questa aderenza, e alla fine del trattamento lei si troverà ad avere un cordoncino a destra, un cordoncino a sinistra e non sarà contenta. Certo. Ecco, quindi questo è importante che noi riusciamo a capirlo per sapere cosa davvero possiamo raggiungere come risultato. La stessa cosa vale anche per le labbra. Se io distendo il labbro e riesco a far sparire tutte queste pieghe, allora vuol dire che il tessuto è ancora abbastanza elastico, qui la sua cute è ancora abbastanza elastica, mi permette di poter riempire delicatamente questi avvallamenti e anche queste rughe in maniera efficace. Ma se io tiro così la pelle e restano ancora un po' queste rughe, vuol dire che questo è il massimo che io posso fare e che posso ottenere. Ecco, attenzione a queste due situazioni, è molto importante. Perché se noi non spieghiamo alla paziente queste due cose, cosa può succedere? Che facciamo distendere la paziente sul lettino, facciamo il nostro trattamento, al termine del trattamento la nostra paziente si guarda allo specchio per vedere il risultato che ha ottenuto. E allora se noi non abbiamo fatto capire che è impossibile correggere le pieghe quando si socchiudono gli occhi, la paziente al termine del trattamento si guarda allo specchio, farà così e dirà: ma guardi dottore che io vedo che ci sono ancora queste pieghe intorno agli occhi. E allora sarà drammatico far capire alla paziente e spiegare dopo: ma guardi signora che queste pieghe non posso eliminarle perché sono delle rughe, delle pieghe che si formano quando lei con i muscoli socchiude gli occhi per far capire che è o sorridente o che è preoccupata, quindi questo non lo possiamo correggere. Ci sarà la paziente che dirà: ma io pensavo di fare questo trattamento e di non vedere più queste pieghe quando sono così. Allora, in questo caso dobbiamo arrenderci, la paziente sarà scontenta perché non ha raggiunto quello che era il suo obiettivo e quindi oltre a fare brutta figura perdiamo anche la paziente. E l'altro errore è che se la nostra paziente è convinta di poter eliminare completamente queste rughe che ci sono o sulla glabella o intorno alle labbra, ma noi non riusciamo perché ci sono delle aderenze, se non abbiamo spiegato prima alla paziente qual è il vero problema e quello che davvero possiamo raggiungere,
sarà scontenta lo stesso, perché si guarderà allo specchio e vedrà che un po' di quella ruga è rimasta e sarà difficile far capire che più di quello non possiamo ottenere, perché lei all'inizio pensava di non vederla più. Terzo errore da non compiere è quando la paziente è di fronte a noi, sempre col nostro specchio, mostrare alla paziente le asimmetrie del viso, destra e sinistra. Questo è importantissimo, perché quando abbiamo finito di trattare la nostra paziente, lei si guarda allo specchio in maniera sempre molto più critica rispetto a quello che aveva fatto fino a pochi minuti prima. E guardandosi allo specchio potrà dire: ma sa che io vedo che questa parte qui è diversa da quest'altra. La bocca la vedo un po' storta, non mi vedo uguale a destra e a sinistra. E poiché noi siamo sempre asimmetrici, non siamo mai uguali a destra e a sinistra, è molto importante prima del trattamento mostrare col nostro specchio alla paziente le asimmetrie del suo viso, perché se non lo facciamo prima, dopo sarà quasi impossibile. Cioè la paziente rimarrà convinta che siamo stati noi a modificare il suo viso e a renderlo diverso a destra e a sinistra. Guardi allora, signora, guardi il suo viso. Ecco, le insegno un piccolo giochino per capire come noi non siamo mai uguali a destra e a sinistra. Deve partire dai fori del naso. Se lei guarda i suoi fori del naso, vedrà che un foro è sempre diverso dall'altro. Ce n'è uno, in questo caso questo che è più schiacciato, è messo così, e poi c'è quest'altro invece che è messo così, quindi ha una direzione diversa e sono diversi. Se poi dopo comincia a guardare destra e sinistra, vedrà che quest'occhio è un po' più piccolo rispetto a questo che è un pochino più grande. E quindi questo vuol dire che anche le pieghe che ha intorno agli occhi non sono mai uguali a destra e a sinistra. Andando in basso vedrà che le pieghe tra il naso e la bocca sono sempre diverse a destra e a sinistra. Questa è un pochino più lunga e questa invece è un pochino più corta e anche meno verticale. E se guarda le sue Vero. labbra, lei vedrà che il labbro di destra è diverso dal labbro di sinistra. Questo vuol dire che se noi decideremo di correggere un po' le pieghe del labbro, di dare un po' più forma, un po' più di turgore al labbro, non potrà mai essere perfettamente uguale destra e sinistra. E non sarà colpa mia al termine del trattamento, presupponendo di fare le cose fatte bene, ma un po' di asimmetria resterà sempre perché noi non siamo mai uguali a destra e sinistra. Ecco, quindi fissi questo nella sua mente per Fissato. dopo. Ecco, naturalmente lo specchio ci è importante durante la visita, ma ricordiamo che la fotografia diventa fondamentale per evitare poi problematiche future prima di ogni trattamento. Bene. Adesso allora vediamo come intervenire su questo viso e correggere piccoli difetti che possono esserci con l'acido ialuronico. Guardiamo sempre la piega nasogeniena della nostra paziente e cominciamo a introdurre l'ago dalla fine della piega, entriamo nel derma medio, così, e poi pian piano a ritroso fuoriusciamo. Io ho introdotto l'ago all'interno del derma partendo dalla parte terminale della ruga. Si introduce l'ago nel derma, bisogna arrivare a circa 3 mm di profondità, poi l'ago si orizzontalizza cercando di correre parallelo alla superficie cutanea. L'ago viene introdotto all'interno del derma, si schiaccia sullo stantuffo della siringa e si spinge l'acido ialuronico nel derma all'interno della pelle. Intanto si fuoriesce con l'ago.
Fuoriuscendo col lago rimane una strisciolina di acido ialuronico nel derma che solleva la piega. Dopo aver fatto questo tragitto, si rientra con l'ago al termine della prima zona trattata e si prosegue fino al termine della ruga. Se dobbiamo correggere la commissura labiale inferiore, quella che viene anche comunemente chiamata la ruga della marionetta, dobbiamo per prima cosa ricreare il piano cutaneo che con gli anni viene perso perché c'è una introflessione del labbro all'interno. Quindi va messa una quantità di acido ialuronico per ricreare il pavimento labiale e poi va corretta a ventaglio questa parte, questa zona. Vediamo come fare. Allora, si mette con delicatezza piano, si introduce l'ago sempre nel derma medio, ecco, e quindi qui si ricrea il sostegno e poi si interviene nella piega. Si mette l'acido ialuronico intanto che si fuoriesce con l'ago. Correggiamo adesso le rughe della glabella. Le rughe della glabella vanno corrette a piccoli ponfi ravvicinati per sollevare delicatamente il piano della ruga. Dobbiamo stare sempre molto attenti sulla glabella, perché una lineare profonda potrebbe farla sanguinare con facilità e rompere dei piccoli capillari. Invece piccoli ponfi ravvicinati riescono ad evitare questo e ad ottenere un ottimo risultato. Prima del trattamento, consiglio di usare disinfettanti non alcolici. Questo per evitare di creare una vasodilatazione e quindi è più facile che si possano bucare dei vasi capillari e causare ecchimosi. Ottima è l'acqua borica. Al termine del trattamento, sicuramente la paziente ci chiederà se può truccarsi. Noi possiamo rispondere che sì, potrà truccarsi anche dopo 2 o 3 ore dal trattamento. Ma dovrà stare molto attenta ad utilizzare dei pennelli puliti o dischetti o tutto quello che può servire per stendere il trucco, ma che sia pulito per evitare di sovrapporre o far entrare dei batteri nei punti che sono stati trattati. L'esposizione al sole già dopo poche ore è possibile, ma chiaramente in maniera molto moderata e sicuramente utilizzando delle creme protettive.